maglietta. Non ho mai avuto una donna così bella sulla mia pancia. Cara signora Alessandra Moretti, buongiorno. Se vieni ad andare al mar per niente? Già stare in casa, sto giro. Se va al mare il giorno dopo, dai. Salutiamo Salvini che è da tutto in pasto ai pesci cani. Sarebbe bello che la gente potesse ritornare nei mercati. Ma però te le vedi presa per culo. Hai voglia, c'è che crede? Sul sito. Tutto il programma dettagliato, dalla sanità ai trasporti, alla scuola, ai servizi sociali. Buongiorno, ferme qua, che vi saluto. Istituto Tecnico Chimico. Bene, da quant'è che lavora qui? 3 anni. Ci sono circa 60 milioni di euro di volume d'affari in meno. Sono numeri che fanno impressione se pensiamo alla realtà di questi 4-5 paesi. La regione dovrà fare una riflessione. Il governatore, il presidente della regione debba tutelare la sua regione. Quei tavoli dove si conta e dove si prendono le decisioni politiche bisogna esserci. Non cadete nell'errore di dire tanto non si può fare niente, tanto sono tutti uguali. No, non è così. Non è così. Perché c'è tanta gente di buona volontà, c'è tanta gente onesta, c'è tanta gente che ci crede. Però noi ce la possiamo fare se abbiamo anche voi al nostro fianco. Non potete lasciarci da soli. A livello nazionale vengono sostenute le scuole paritarie, FISME, perché comunque vanno a coprire quelle parti in cui lo Stato è mancante, perché poi pensare solo a una scuola pubblica è impensabile. Fra l'altro ha dei costi per lo Stato, non per il comune, che sono inferiori rispetto a quella pubblica. Perché le scuole paritarie sono pubbliche. Qui è un problema di erogazione. Purtroppo la regione cosa fa? Raccoglie il contributo. Il contributo arriva da Roma. Arriva in regione, la regione lo mette nel calderone del patto di stabilità e non dà la priorità. Noi come diciamo partito abbiamo cercato di dire al governo, salta la regione, non dare più un contributo alla regione, ma dallo direttamente alla scuola.